Ciao a tutti di nuovo, buongiorno, sono ancora Gino, bentornati sul canale di YouTube Ecco i tuoi bambini. Perfetto, allora, prima di tutto ti dico una cosa, questo qui è il primo video di 7 che finalmente riesco a parlare di Medjugorje. Oh, anzi direi una cosa, che riesco a parlare della scuola di Medjugorje. Oh, benissimo, allora guarda, quando si va in quel posto benedetto da Dio ci sono queste immaginette qui, non so se si vedono, vedi? Questa è la Madonna di Tialina, è bellissima, con gli occhi azzurri, il velo bianco, è veramente meravigliosa. Allora, e dietro, come li chiamano a Medjugorje, ci sono i 5 sassi, cioè in pratica sarebbero le colonne portanti della nostra religione cristiana. E ascolta qua, e sono questi: la preghiera con il cuore e il rosario, li leggo così come sono scritti, l'Eucaristia, la Bibbia, il digiuno e la confessione mensile. Ok, che poi in pratica sarebbero, come dice una suora a Medjugorje, i messaggi a Medjugorje sarebbe un Vangelo semplificato. Oh, perfetto, però prima ti dico dove sto. In un posto che conoscono veramente in tutto il mondo. Perché sto qua? Volevo andare da un'altra parte, tutta un'altra zona. Invece una ragazza tanto carina, che poi è una mia discepola, sto scherzando, scherzo, che la ragazza, questa ragazza è carina, è vero, che è una mia discepola, è una battuta, va bene, non vorrei che qualcuno cominciasse a dire questo, si è montato la testa. Comunque questa ragazza mi ha dato a me un appellativo che poi vorrei ribaltare anche a Papa Francesco, Papa Benedetto, Vescovi, Cardinali, Sacerdoti, le suore, chi è in cammino nella Chiesa. Allora, l'appellativo che mi ha dato è il gladiatore della Mamma Celeste. Ha ragione, perché guardate, veramente un gladiatore, però sapete, no, il film anche quello con Russell Crowe, veramente tante volte senza spada, senza pistole, senza mitra, però tante volte fai una fatica che sembra una guerra. Allora, e guarda qua dove sto, apposta sono voluto venire qui, guarda qua, eccolo qua, aspetta che mi levo, eccolo qui, il Colosseo, veramente qua lo conoscono tutti quanti, qui dentro ha voglia gladiatori, ok? Perfetto. Allora, il titolo di questo video è su Medjugorje, facciamo chiarezza? Allora, sentite un attimo qui, nessuno si deve offendere, perché veramente certe cose me l'hanno dette in continuazione, sono 14 anni che le ripeto e 14 anni sempre la stessa cosa. E poi invece quelli che già hanno sentito, già hanno ascoltato queste cose, devono avere un po' di pazienza, perché veramente, ti ripeto, in continuazione vanno ripetute sempre. Allora, voi siete stati tutti quanti disobbedienti, voi che siete stati a Medjugorje, voi che ci ritornerete disobbedienti alla Chiesa. Me l'avranno detto 300.000 volte. Allora, ascolta bene. Le apparizioni sono iniziate nel 1981, quando c'era Giovanni Paolo II. Il suo vice era il cardinal Ratzinger, che era il prefetto della Congregazione della Fede. In quel periodo a Medjugorje c'era un vescovo, all'inizio proprio delle apparizioni, che era molto credente sia delle apparizioni e anche i veggenti li riteneva attendibili. Invece ad un certo punto ha cambiato completamente idea, insomma te la faccio breve e salto, ha cambiato completamente idea e non ha più creduto né alle apparizioni né ai veggenti. E che cosa hanno fatto Giovanni Paolo II e Ratzinger insieme? Hanno tolto l'incarico di studiare Medjugorje a quel vescovo e l'hanno dato alla Conferenza Episcopale Jugoslava, cioè a tutti quanti i vescovi della Jugoslavia, e hanno tirato fuori questo documento. Ascolta qua. Noi vescovi, dopo una triennale commissione di studio, accogliamo Medjugorje come luogo di pellegrinaggio e santuario. Questo vuol dire che non abbiamo nulla in contrario, non abbiamo nulla in contrario se qualcuno onora la Madre di Dio in maniera che sia conforme all'insegnamento e alla dottrina della Chiesa. Pertanto proseguiremo gli studi, la Chiesa non ha fretta. E questo documento qua, diciamo che è andato bene fino a che non è arrivato Papa Francesco. Quindi noi siamo potuti andare senza nessun problema, non siamo mai stati disobbedienti. Anche i sacerdoti potevano venire, sempre su indicazione della Chiesa, con noi come guide spirituali, però non potevano organizzare in prima persona. Cioè un parroco non poteva dire: io organizzo pellegrinaggio a Medjugorje,
dalla mia parrocchia e me ne occupo io. Si deve accompagnare ad un'associazione come la mia. Oh, perfetto, e questo era il primo punto. E adesso veniamo a quello più importante, e cioè quando è arrivato Papa Francesco. Una cosa importantissima, perché bisogna dire la verità, ci sono anche i video su YouTube. Anzi, scusami, prima che mi dimentico, tutto quello che dico, quindi della Bibbia, Vangelo, Messaggi Medjugorje, io te lo lascio sempre qui sotto in descrizione, quindi potrai leggere tutto quanto. E appunto, come ti dicevo, finalmente arriva Papa Francesco. Beh, appunto, su YouTube c'è tutto quanto, ormai, tornando da Fatima, e me lo sono scritto quando gli hanno chiesto di Medjugorje, lui ha risposto: questa non è la madre di Dio, perché la Madonna è un capo, è come un capo ufficio telegrafico, riferendosi appunto a Medjugorje, alla Madonna di Medjugorje, capo ufficio telegrafico. Siamo rimasti tutti spiazzati, non sapevamo più che dire. Beh, ad un certo punto, e ti lascio qui sotto, per favore, vallo a vedere perché è importantissimo, un video con Chiara Mirante, che è la fondatrice di Nuovi Orizzonti, che parlando con Papa Francesco gli ha detto: sono stato io che ho salvato Medjugorje, perché qualcuno lo voleva proprio chiudere, e mi avevano detto cose di Medjugorje che non erano vere. Veramente, infatti da lì è cambiato tutto quanto, ad un certo punto. E all'ultimo Festival dei Giovani, che della prima settimana d'agosto, Papa Francesco ha mandato il suo vicario, il Cardinal De Donatis, e ha celebrato messa. Quindi anche la Chiesa, anche il Vaticano è arrivato a Medjugorje. Erano 38 anni che aspettavamo, 38, adesso ormai sono quasi 40, intendo dire, da quando Papa Francesco ha cambiato tutto quanto. E anzi, anche adesso, con le indicazioni del Santo Padre, anche le diocesi e i sacerdoti possono organizzare pellegrinaggi a Medjugorje in prima persona. Quindi un sacerdote può dire: io con la mia parrocchia organizzo un pellegrinaggio. Ragazzi miei, ringraziamo Dio veramente, grazie a Papa Francesco di tutta questa cosa. Benissimo, allora questo era solamente il primo video, così per chiarire un po'. Quindi noi non siamo disobbedienti, il Santo Padre ci crede, e quindi ringraziamo Dio. Oh, ma adesso ti faccio la domanda finale, che la faccio a te che credi a Medjugorje, che potrà farla a qualcun altro, ma chi non crede potrebbe anche rispondermi. Allora, ma se noi andiamo a Medjugorje a pregare, se noi siamo stati a Medjugorje e siamo andati a pregare, ma che male abbiamo fatto? Io sto a Roma, lo vedi? Eccolo qui, il Colosseo. Le chiese sono vuote, durante la settimana non ne parliamo, e anche la domenica ormai uno si guarda la messa a casa. Ok, quindi che male abbiamo fatto? Oh, perfetto, questo era veramente in due parole, brevissimo, però ecco, l'importante è chiarire che nessuno di noi è stato mai disobbediente, sarà mai disobbediente, e a questo punto aspettiamo i segreti. Staremo a vedere, non sappiamo naturalmente quando arriveranno, però insomma aspettiamo pregando. Perfetto. Allora, io, continuo, il gladiatore continua, ora ricominciamo da capo. Perfetto, allora io quello che dovevo dire te l'ho detto, tu fai come ti pare, che Dio ti benedica e la mamma ti protegga. Ciao, 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 dal Colosseo, Roma, vabbè, Roma avete capito.